Ciao a tutti ragazzi, vi diamo di nuovo il benvenuto a Video Game News, la rubrica grazie alla quale potete ascoltare tutte le notizie più importanti del mondo dei videogiochi. E quest'oggi cominciamo subito con South Park. Il gioco di Obsidian arriverà finalmente il 7 marzo. Purtroppo c'è una notizia relativamente brutta che offusca un po' la gioia per questo rilascio, ossia le versioni europee presentano della censura, quindi praticamente ci sono 5 scene che sono state completamente oscurate e c'è del testo che ne descrive i contenuti. È sicuramente un peccato, però come avete visto già stamattina sulle nostre pagine, il gioco ci è piaciuto molto. E novità anche per Destiny, lo sparatutto fantascientifico di Bungie e Activision. La casa infatti ha recentemente dichiarato che non appena la fase di beta avrà il via, coloro che avranno la fortuna di provare il gioco potranno fare anche live stream, ma non solo, potranno anche entrare, in qualche modo che ancora non ci è dato di sapere, nella storia del gioco. Non vediamo sinceramente l'ora di scoprire cosa esattamente questo significhi. Novità anche da Microsoft. L'aggiornamento che verrà rilasciato nei prossimi giorni relativamente ad Xbox One conterrà una lunga serie di miglioramenti, tra cui lista amici, sistema di party, il fix del bug per le TV a 50 Hz, il supporto all'audio 5.1 via uscita ottica e anche un aggiornamento al firmware del controller che dovrebbe renderlo più reattivo. Ci sono invece brutte notizie per tutti coloro che attendevano End Nations. Trion World ha infatti annunciato che ha sospeso lo sviluppo del gioco. Non si tratta di una cancellazione, piuttosto lo studio concentrerà per ora le sue energie su altri progetti. Tuttavia, per adesso, il destino del gioco sicuramente è un po' in sospeso. E si torna a parlare, finalmente, di Watch Dogs. Il product manager del gioco ha infatti svelato su Twitter che la prossima sarà una settimana fondamentale. Questo ci fa sperare che venga annunciata la data d'uscita perché non vediamo davvero l'ora di metterci le mani. Dall'evento Destination PlayStation tenutosi a febbraio in Arizona sono arrivate alcune indiscrezioni relativamente ad un possibile nuovo capitolo per la serie Call of Duty. Per adesso si chiama soltanto Blacksmith, naturalmente è un nome in codice, ma la cosa più interessante è che si parla di un motore di simulazione della fisica molto avanzata, quindi potrebbe essere il primo titolo ad arrivare esclusivamente su Next Gen. E chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con le consuete top e flop news. Sembra che i negozi americani della catena GameStop abbiano ricevuto del materiale promozionale relativo ad un nuovo Batman. Potrebbe essere proprio il nuovo gioco di Rocksteady, che si dice essere stato mostrato a porte chiuse di recente durante un evento stampa. Noi sinceramente lo speriamo e vi ricordiamo che questa potrebbe essere davvero la volta in cui vedremo Batman soltanto sulle console di nuova generazione. PlayStation 4 è stata finalmente rilasciata in Giappone, ha fatto registrare ottimi risultati. Si parla di più di 300.000 pezzi venduti nei primi giorni e di esaurimento scorte da parte dei colossi come Amazon Japan e Big Camera. Naturalmente il Giappone è un mercato differente, quindi in testa alle classifiche c'è Yakuza Isshin. Comunque gli utenti sono molto soddisfatti della console, addirittura parlano di non voler più tornare indietro a quelle di vecchia generazione, quindi un ottimo risultato per Sony in casa madre. E il flop di questa settimana non può che andare a Mercury Steam. Infatti, lo studio spagnolo è stato un po' al centro di una polemica, soprattutto il suo boss Enrique Alvarez, proprio per lo sviluppo travagliato di Castlevania Lords of Shadow 2, che anche da noi è stato valutato come un gioco soltanto discreto. Sembra infatti che il boss abbia avuto un atteggiamento da despota all'interno dello studio, bocciando qualsiasi idea dei designer e volendo andare proprio per la sua strada. Naturalmente sono indiscrezioni da un insider che non ha voluto rivelare la propria identità, quindi vanno prese con le pinze, ma quello che è certo è che lo sviluppo del gioco ne ha risentito molto negativamente. Ma noi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, come sempre, per mantenervi aggiornati su tutte le notizie.